ragazzi gommosi e benvenuti in questo nuovo video. Per oggi volevo andare a realizzare una cosa molto carina ma anche molto utile. Ed infatti, visto che ho realizzato i miei orecchini da Ladybug, mi serviva un qualcosa per contenere questi orecchini, ovvero un portagioie. E quale miglior portagioie se non proprio la scatola dei Miraculous? Faremo proprio quella, il portagioie di Miraculous. Per fare questa scatola ho pensato di utilizzare un layout che ho trovato su internet, realizzato da una ragazza spagnola che appunto ha riprodotto la scatola. Potevo anche farne a meno, però ho pensato che se anche voi volete realizzare la scatola, magari con questo formato vi verrà molto più semplice, e quindi adesso ve lo faccio vedere. Ta-da! Questo qua servirà per fare la struttura della nostra scatola, mentre questo qui glielo andiamo a schiaffare sopra appiccicandolo. Questo qui è un supporto che ci permetterà di aprire e chiudere la scatola. Ma adesso vediamo subito come realizzarla. Io ve lo lascerò in descrizione con il link, in modo tale che anche voi lo potrete scaricare e stampare. Il mio è venuto stampato un po' malino, non so se si vede, è venuto tipo tutto pixel, ma pazienza, spero che voi venga meglio e magari voi sarete sicuramente più bravi di me a impostare la stampante. Poi ci servirà una scatola di cereali che ci permetterà di rendere la nostra scatola ben solida, un pennello e un colore nero acrilico o se preferite uno smalto nero. Ragazzi, non mi ero accorta che era saltato qui la parte del pennello, infatti dicevo, ma dove è finito il pennello? Ok, si vede che l'ho comprato dai cinesini, eccolo qua, adesso è tornato un pennello. Poi ci servirà della colla stick, semplicissima, la colla a caldo, delle semplicissime forbici. Se ce lo ritroviamo ci servirà un filo elastico di questi, insomma, che si mettono in genere. Si è rotto. Oggi sono proprio sfigata con le cose. Ok, quindi ci servirà un elastico di questo. Non fa niente anche se è rotto, perché davvero ce ne serviranno due pezzettini piccolissimi. Poi ancora ci servirà qualcosa per rivestire l'interno della nostra scatola. E io ho pensato di farlo con un po' di gomma Eva. Ma se voi non ce l'avete, non vi preoccupate, va benissimo qualsiasi stoffa di colore rosso o anche dei tovaglioli di carta, purché appunto siano rossi. Proprio come nella scatola di Miraculous. Adesso che siamo pronti possiamo iniziare il nostro capolavoro Miraculous, quindi giù al balcone! Per prima cosa vado a stendere un foglio di carta da forno qui sopra, in modo tale che potrò andare a pitturare e sporcare quanto mi pare piace. Vado a prendere il nostro formato qui e lo vado a ritagliare. Io per la verità mi ero già facilitata il compito, l'avevo tagliato prima. Andiamo a prendere questa parte già ritagliata e la utilizziamo come forma sul nostro cartoncino. Andiamo a ritagliare innanzitutto un po' di questa scatola di cereali. Oh, prendiamo la nostra formina e la appoggiamo al cartoncino. E con una penna, che avevo dimenticato di dirvi, ovviamente se non dimentico qualcosa non sono io, andiamo a delineare tutta la forma del nostro esagono. Che cos'è? Sì, penso che sia un esagono. E ne dovremmo fare due, perché appunto faremo la base e il coperchio. Andiamo a delineare. Questo è uno, andiamo a fare anche l'altro. Quando abbiamo ottenuto le due forme, le andiamo a ritagliare entrambe. Dopo che abbiamo ritagliato le due formine, andiamo a ritagliare anche il pezzo che le congiungerà. Quindi andiamo a prendere un altro po' di scatola di cereali e facciamo questo bel quadrato. E lo andiamo a ritagliare. Ecco fatto. Adesso abbiamo tutto quello che ci occorre per fare la nostra scatola. Dovremo andare a ripiegare questi margini per creare il supporto della scatola. Per fare questo vi consiglio di andare a utilizzare un righello, in modo tale che le pieghette verranno tutte dritte. Io non ho il righello e ho questa specie di bastoncino, quindi utilizzerò questo. Lo mettiamo proprio così alle due estremità e pieghiamo in avanti. Plop. Vi ricordo di piegare all'interno, dove c'è la parte, diciamo, neutra del nostro cartoncino e non dove ci sono i cereali, perché vogliamo che l'interno della nostra scatola venga ben pulito, mentre poi l'esterno lo andremo a colorare.
Come vedete, se andiamo a chiudere con la colla tutti questi margini, otterremo una scatolina. Facciamo lo stesso con l'altra stampa. Ed ecco qui. Adesso dobbiamo andare ad incollare tutti i margini. Mi sono appena resa conto che con la colla a caldo è davvero una faticaccia fare questo lavoro, perché ovviamente bisognerebbe tenere pressato per un bel po' di tempo ogni angolo. E siccome voi sapete che la pazienza non è la mia più grande virtù, ho deciso di andare a utilizzare dello scotch. Vado a prendere dei pezzettini di scotch e li metto qui all'interno. Pieghiamo gli angolini e chiudiamo con lo scotch. Ed ecco fatto, andiamo a fare la stessa cosa anche con l'altra formina. Quando abbiamo attaccato tutti i lembi della nostra scatola, andiamo a farne combaciare uno e prendiamo appunto questo qui che collegherà la nostra parte inferiore della scatola alla parte superiore della scatola e lo andiamo ad appoggiare così all'interno e lo incolleremo qui piegandolo in questo modo. Per questo userò la colla a caldo, ma voi potete provare anche con la colla a stick. Quindi vado a mettere un po' di colla a caldo qui sopra. Ecco, questo suono lo potevo risparmiare. Che cosa era? Ok, mettiamo la colla a caldo in questo modo e la andiamo ad appiccicare qui. Lo teniamo pressato per farlo aderire bene. Sto facendo i muscoli. Vediamo se funziona. Guardate, la nostra scatola sarà richiudibile. Ma non è una cosa stupenda? Adesso non ci resta che andare a dipingere tutto di nero e rifinire la nostra scatola. Andiamo a prendere un po' di colore acrilico nero e ce lo mettiamo qui accanto, pronti per spennellare. Prendiamo anche un pennello e iniziamo a spennellare ovunque. Fatta questa operazione possiamo lasciarla ad asciugare oppure andarla ad asciugare noi stessi col phon. Io farò così. Ed ecco la mia arma segreta con la quale andrò ad asciugare in un batter d'occhio la mia scatola. Lasciamo perdere, sono davvero stonata. Quando la scatola sarà asciutta, andiamo ad appiccicare sopra lo stemma appunto di Miraculous. Prendiamo la nostra colla stick e la andiamo a spalmare lungo tutto il dorso della nostra figura. Attacca tutto col tuo potere. Cerchiamo di essere precisi nell'andarlo a posizionare. Ed ecco fatto. Guardatela che bella, mi piace un sacco. Va prendendo sempre più forma. Adesso dovremmo andare a ricreare il nostro rivestimento interno, per cui vado a prendere i pezzi di gomma Eva, come vi dicevo, e li vado a ritagliare della forma della nostra scatola. Uso questo come stampo e vado a disegnare la forma. Ed ecco fatto. Vado a ritagliare. Eccola qui, e la vado a posizionare all'interno della nostra scatola. Purtroppo si è sporcata un pochettino, ma andando a mettere il rivestimento non dovrebbe vedersi più di tanto. Vado a mettere qualcosa tipo dei fazzolettini o del riempimento in modo tale che la nostra stoffa stia ben sopra. Vado a mettere del riempimento all'interno, facendolo ben distribuire all'interno della nostra scatola, e metto sopra la nostra foderatura. E guardatelo che bello. A questo punto non ci resta che fare il retro della nostra scatola, e per fare questo andiamo semplicemente ad aggiungere due pezzettini qui di questo laccio giallo. Quindi vado a tagliare proprio due pezzetti, uno e due, e li vado ad attaccare con la colla a caldo. Ed ecco qui, avremmo ottenuto anche il retro della nostra bella scatolina. Cioè, è proprio quella di Miraculous. Bene orsetti, bentornati. Andiamo a rivedere la nostra scatola. Ta-da! Questo filo di colla, no? Guardatela che bella, cioè è proprio quella di Miraculous. E se vogliamo possiamo andare a dipingere l'interno di rosso o andarla a rivestire nuovamente. Adesso è arrivato il momento di andare a posare i miei orecchini, i miei Miraculous. Finalmente avranno un degno posto in cui stare. Ragazzi, vi devo dire una cosa, ho trovato soltanto un orecchino, perché l'altro, il mio gatto, chissà dove l'ha fatto finire, l'avrà fatto fuori. Avevo posato qui sopra il mobile e adesso non c'è più. E beh, quindi dovrò posare solo un
orecchino. Guardate che carino. Non è super caruccio? Appena troverò l'altro lo aggiungerò. Che gran seccatura avere gatti. Li adoro, ma a volte sono davvero dispettosi. Bene orsetti, io spero che questo video di oggi vi sia piaciuto. Se così è, mi raccomando, zampettate come gli orsetti e fatemelo sapere con tanti commenti. Io vi ricordo, se volete vedere altri video a tema Miraculous, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Se riproducete questa scatolina, mi raccomando, taggatemi su Instagram, così anche io potrò vedere le vostre splendide opere d'arte. Per questo video di oggi vorrei salutare Anna Lorusso, che è davvero tanto dolce e tanto carina, Ines Kawaii e Marianna De Martino. Ciao orsettine belle, spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordate che potete trovare su internet anche il format in nero, in modo tale che dovrete soltanto ritagliare e appiccicare nel cartone. Ma siccome a me piace dipingere, ho preferito farlo da me. O perché mi piace complicarmi la vita? Ancora non l'ho capito. Comunque sia, per questo video di oggi è davvero tutto. Io vi saluto, ma ci rivediamo.